Siamo già in diretta, vogliamo cantare anche il numero 2? Ti adoriamo, Signore, benedetto il tuo nome. Cantiamo un altro cantico ancora, aspettiamo qualche minuto. Il 7. Cantico numero 7, tu hai dipinto i cieli. Tu hai dipinto i cieli, e hai fatto il mare. L'altezza che c'è in te, il tuo amore, la tua fedeltà. A te, Signore, la mia preghiera va, solo il mio cuore esprimere potrà. La lode a te come un profumo è, adoro te per chi tu sei. Tu hai
dipinto cieli e hai fatto i mari. Il volto tuo un giorno io vedrò. Da sempre ti ho cercato, finalmente ti ho trovato. E sempre ti amerò con tutto il cuore. A te, Signore, la mia preghiera va. Solo il mio cuore esprimere potrà. La lode a te, come un profumo è. Adoro te per chi tu sei. Gloria a Dio, vogliamo fare una preghiera insieme. Signore, ti adoriamo, ti benediciamo dal profondo dell'anima nostra, perché tu sei tutto per noi. Senza di te non abbiamo speranza. Hai detto bene che senza Gesù, senza te, non abbiamo alcuna speranza di vita e vita eterna. Ma grazie che tu sei morto in croce per ciascuno di noi e per quella croce anche questa mattina che siamo qui per benedirti, benedirti e benedirti, perché tu ci hai fatto del bene e ce lo farai ancora certamente, perché tu sei fedele a te stesso. Signore, ancora questo culto davanti a te in questo agosto così caldo. Siamo anche provati fisicamente, ma il nostro spirito si eleva fino a te, Signore, per benedirti e per ringraziarti e per chiederti anche perdono per i nostri errori, Signore, perché noi sbagliamo continuamente. Signore, perdonaci, lavaci col tuo prezioso sangue anche questa mattina. Signore, benedici quanti ci seguono nel web, tanti, centinaia. Abbiamo tanti che chiedono preghiere. Signore, tu puoi fare ogni cosa, ci crediamo fermamente in questi tempi ormai difficilissimi, sempre più difficili, ma la tua fedeltà è grande. Signore, stai con noi, passeggia in mezzo di noi, toccaci con la tua mano, toccaci a tutti quanti. Ti ringraziamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Cantiamo un altro canto. 110. Cantiamo 110. Gloria a Dio, la vita mia per te. La vita mia per te. Spendere con me. Tempo mio a te, dare io vorrei, ma poi non ci riesco se tu non sei con me. In alto no, salire io non so. Tutti i problemi miei, quello che non va, ciò che mi turba il cuore, tutto la vedo a te. E se cosa io no, penso in dire te, pensaci tu, se io lascio fare a te. Spirito Santo, vai tu, prendi tu il comando. Se mi guidi tu, non sarò deluso. Dammi la mano e sarò come te mi chiedi. Piangerò con te e darò la pace. Con te il mio futuro tu non vorrei di più. Gesù, adorare
la pace. Alleluia, 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 alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore perché possiamo riunirci ancora, nonostante i tanti problemi, ormai sono fin troppi. Chi parla di nuove chiusure, chi dice sì, chi dice no, ma intanto noi stamattina siamo qui per dare gloria a Dio. L'altro giorno è arrivata una notizia lì su Facebook che una chiesa in Abruzzo è stata chiusa, sfrattata, mandati via. Questo dispiace, ma noi vogliamo ringraziare Dio che possiamo aprire ancora la serranda. Alleluia. Non sappiamo quanto, sapete, non sono negativo, ma i tempi sono quelli. Ecco perché stamattina apprezziamo che siamo nella casa del Signore. Amen. Gloria a Dio, apprezziamolo con tutto il cuore. Vogliamo cantare un altro canto? 105. 105, sì. Poi cantiamo. Cantiamo prima il 93 per Isabella. Che numero? 93. Cantico 93. Al tuo cuore ti sta chiedendo di arrenderti, abbandonando il suo amore. Rispondi sì a lui che è Signore, e non è un canto di gioia le tue paure. È forte in te, sei certo che Gesù vincerà una nuova vita, ti aspetta, vedrai, con Gesù, con Gesù. E da ora in poi sarò a tuo fianco, ti proteggerà con tuo immenso amore. Solo non sarai ad ora né sempre, lui ti ha promesso che non ti fermerà, non ti fermerà. Domani forse avrai dubbi che avevi già, ma non lasciarti lanciare giù, finirà la tua opera in te, una nuova vita ti aspetta, vedrai, con Gesù, con Gesù. Poi sarà al tuo fianco, ti proteggerà col tuo immenso amor. Solo non sarai da ora e per sempre, lui ha promesso che non ti scorderà. E da ora in poi sarà al tuo fianco, se difficoltà lui ti troverai, solo non sarai al tuo triste cuore, lui ti ha promesso che non ti scorderà, non ti scorderà. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Sorella Joy, vieni a cantare, grazie, coraggio. Grazie Signore Gesù, adoriamolo, adoriamolo. Diciamo che il nostro cuore, la nostra anima parla con Dio, eh? Siamo qui
non solo come spettatori, ma come attori spirituali, nel senso più semplice del termine, per benedire il nome del Signore. Sapete una cosa? Che gli angeli del cielo fanno festa quando in terra si dà gloria a Dio. Amen. Loro sono lì, ascoltano, non solo il Signore, Dio e tutti, ma anche gli angeli stanno lì con le orecchie tese per ascoltare le nostre lodi, il nostro ringraziamento. Abbiamo negli ultimi tempi, dico una cosa che penso, 20 anni fa forse non era così, io parlo dell'Italia sempre, ora si è un po' perso la realtà di quando si sta in un luogo, adesso anche che sia bello o brutto, ma in un luogo dove c'è Gesù. Io mi ricordo i fratelli e le sorelle che avevano quel desiderio forte. Noi vogliamo ritrovare questo. Amen. Desiderio forte di lodare Dio. Ogni tanto ero bambino come loro, ero fra i banchi e sentivo delle sorelle, soprattutto dei fratelli, gloria a Dio, gloria a Dio. Era nella semplicità, c'era poco, non avevamo molto, come ho già detto altre volte, non eravamo ricchi, ma c'era quella ricchezza spirituale. E noi lo adoriamo questa mattina. Amen. Lo adoriamo il Signore, lo benediciamo insieme a quanti ci seguono. Io voglio cantare, siete tanti a chiedere, il 101, alla dolce presenza tua Signore, il nome tuo santo adoriamo. 101, cantiamo 101. Alleluia. Gloria a Dio. Alla dolce presenza tua, Signor, il nome tuo santo adoriamo. Alla dolce presenza tua, Signor, il nome tuo santo adoriamo. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, santo adoriamo. Alla dolce presenza tua, Signor, il nome tuo santo adoriamo. Dice il salmista al Salmo 100, che conosciamo, abbiamo letto migliaia di volte: mandate gridi di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canti, riconoscete che l'Eterno è Dio. Amen. È Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e il gregge che Gli pasce. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebrate, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono,
la sua benignità dura in perpetuo e la sua fedeltà per ogni età. Gloria a Dio. Amen. Entrate nelle sue porte. Alleluia. Alleluia. Per lodarlo e per benedirlo anche stamane insieme al salmista che aveva compreso questa cosa importante. Un altro cantico? 100. Cantico numero 100. E allora 100. Solo questo 100. Ci sta. Ci sta. Gloria a Dio. Il tuo nome innalzo, Dio. Il tuo nome innalzo, Dio. Con le lodi del mio canto. Grande gioia dentro me. Che cosa hai fatto in me? Mi hai salvato col tuo amore. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via e per morire. Tu che morto il posto mio, ora vivi dentro me. Oh Signore, innalzo te. Innalzo Dio, il tuo nome innalzo Dio, con le lodi del mio canto, con le lodi del Alleluia, mio canto, con le gioie dentro me, le gioie dentro me, mi hai salvato col tuo amore. Tu sei venuto qua giù, Signor Gesù, per mostrarmi la via e per morire. Tu che morto al posto mio, ora vivi dentro me, oh Signore, innalzo te. Gloria a Dio, gloria a Dio. Pace, fratello Eric, il Signore ti benedica. Beh, vogliamo sentire qualcuno che vuole ringraziare il Signore, anche semplicemente, non dobbiamo fare delle prediche, ma le prediche, sapete chi le fa? Le fa il Signore a noi. Amen. Sì, molti pensano io sono. Fratello Natalino, portate il microfono. Attento, sorella Giulia, ti stai con il microfono. Nostro caro che si sta dando. Benedizione a tutti. Signore, io vorrei ringraziarti questa mattina perché sono ancora qui per adorarti e dirti ancora grazie, Signore. Benedici anche tutti i miei fratelli, tutte le mie sorelle qui presenti, Signore. Grazie, Signore, perché Tu sei un Dio buono, sei un Dio sempre presente in qualsiasi momento della nostra vita, Signore. Signore, perdonaci se abbiamo sbagliato contro di Te. E grazie, Signore, perché Tu sei un Dio immenso, Signore. Un Dio amen. Che sei potente, Signore, in qualsiasi momento della nostra vita ci sei sempre vicino, Signore. Sì, sì. Benedici anche i nostri figli, Signore. Amen. Benedici anche la nostra vita di questa mattina, anche il giorno che verrà, Signore. Amen. Benedici anche il nostro lavoro. Sì, sì. E benedici anche tutti i nostri fratelli che stanno a casa, che non possono venire qua in chiesa, Signore. Sì, Signore. Ti diciamo ancora grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Grazie per questa preghiera, caro fratello Natalino. C'è qualche altro? Per la Francesca? Mettiti vicino al microfono, se no non si sente. Pace a tutti. Anch'io ringrazio questa mattina il Signore perché abbiamo ancora oggi questa grande opportunità di stare alla sua presenza, perché il Signore ci benedice e Lui è qui in mezzo a noi in questo momento. Lo voglio ringraziare con tutto il mio cuore, ogni giorno della mia vita lo voglio ringraziare e benedire, perché Lui si prende cura della mia vita ogni giorno e ogni giorno ci soccorre. È scritto nella sua parola che cielo e terra passeranno, ma la sua parola non passeranno giammai. E le sue promesse sono sì e amen. Lo voglio ringraziare e benedire, perché veramente Lui fa cose grandi in ognuno di noi. Tante volte non ce ne rendiamo conto, ma il fatto stesso di aver ottenuto la sua grazia, il suo perdono, la salvezza è la cosa, il miracolo più grande della nostra vita. E a Lui sia la gloria. E ancora una cosa, e mando i saluti dalla sorella Concetta. Questa mattina ci siamo sentiti, ma non ce l'ha fatta a venire, non stava bene. È stata una settimana molto dura per lei. E manda i saluti e ha chiesto anche preghiere per lei e anche per il marito.
E niente, voglio ringraziare sempre dal profondo del mio cuore il Signore ogni giorno della mia vita, perché è poco quello che io faccio per Lui, è tanto quello che Lui ha fatto per me. A Lui sia la gloria in ogni tempo. Amen. Grazie. Ed è giusto che il nostro pensiero vada stamane agli anziani che con l'età e con questo caldo così particolarmente virulento quest'anno fanno più fatica, fanno tanta fatica. Vogliamo pregare il Signore, è vero, anche per loro, per i fratelli anziani, sorelle anziane. E una volta c'era sempre questo ricordo. Oggi pare che gli anziani, io non dico noi, per carità, pare che gli anziani vengano un po' accantonati o portati in qualche ospizio. Una volta invece si tenevano a casa i genitori, è vero, non sto dicendo una cosa strana, o no, mi seguite? E questo è un grande dolore. Stavamo riflettendo anche con la sorella Giulia le notizie che ormai i genitori, finché durano, poi si mettono in qualche casa di cura. Arrivederci e grazie. Questo non è bello. Signore, abbi pietà di questa società così in delirio. Ma noi diamo gloria a Dio intanto, vogliamo fare la nostra parte per innalzare il Signore e per pregare. Allora, c'è un altro cantico? Sì. Il cantico della tempesta. Qual è? Dovrebbe essere il 164. Ecco, appena l'avete trovato, io metto la musica. Pace a tutti che siete arrivati adesso, anche a questi bellissimi ragazzi. Bello vedere i giovani. Siete pronti? Are you ready? Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te. Sarò con te, oh Dio. Solo in te, nel tuo potere, ho fede e tranquillità. Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco,
non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Signore opera, pace, 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 pace. Alleluia, tu sei il principe di pace. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Gloria al principe, alleluia, re dei re e signore dei signori. Chi è pari a te stamane? Alleluia. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Sì, viene dal cuore queste. Credo tutti noi sentiamo di dare la nostra gloria al Signore. Alleluia, alleluia. Santo, 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 santo. Santo è il Signore. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Vorrei cantare l'uomo di Galilea sta passando qua. Quanto è bello questo cantico, bello definito l'uomo di Galilea, perché passava 2000 e passa anni fa in quelle strade, in quelle piazze, 156. Ma dice la scrittura, e vi ricordo che quando passava Gesù guariva quasi tutti. Amen. Pochi sono rimasti lì perché magari avevano dell'incredulità, ma dove passava il Signore portava refrigerio, salvezza. Amen. Alleluia. Alleluia, e liberazione dai demoni, dalle malattie, ogni cosa. Il Signore lo fa ancora oggi, lo fa ancora oggi. Cantiamo. Amen. Il 156. Gloria a Dio. L'uomo di Galilea sta passando qua, 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 chiedili che ti tocchi. Chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, e Gesù ti guarirà. Chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, e Gesù ti salverà. L'uomo di Galilea sta passando qua, 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 chiedili che ti tocchi. Chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, e Gesù ti guarirà. Chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, chiedili che ti tocchi, e Gesù ti
salverà. Alleluia, alleluia, sia gloria a Dio. Grazie sorella Rita, pace. Pace sorella Rita, il Signore ti benedica. Coraggio, coraggio. Dio, guarda, sapete una cosa, ma questo è d'amore, è una cosa d'amore. Io come guardo i miei fratelli, le mie sorelle, già so, sento già se c'hanno qualcosa. Ma questo non è un giudizio, ma è proprio, mi rendo conto, la sorella Rita ha qualche problema, vogliamo pregare con tutto il cuore, è vero? Gloria a Dio. Io non so come spiegarlo, ma credo che mi comprendete, cioè... Quando delle persone si vogliono bene, Amen. Basta che si guardano negli occhi, Amen. Uno capisce che l'altro non sta bene, c'ha qualche problema, oppure se è felice, perché no? Mica bisogna avere per forza dei problemi, ma se è felice. E questo, vedete, la Chiesa è questo. Amen. Quando si entrano dalla porta, ma già sono tanti anni che mi succede, entravano da altri locali che avevamo... Entravano, io già da lontano a volte già capivo se le cose andavano o non andavano, però non giudicavo mai e dicevo: Signore, tocca la mia sorella, il mio fratello che sta in difficoltà. Amen. Anche se non dice niente, ma lo vedo dal volto. Bene, detto questo, vogliamo cantare un altro cantico? C'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore? Vediamo un po'. Amen. Gloria a Dio. Veronica, la nostra cara Veronica vuole ringraziare il Signore. Grazie a Dio perché fa tutto per me. Grazie, grazie, fedelmente grazie. E fa tutto anche per mamma. Bella. Amen. Grazie a Dio, grazie a Dio. Queste parole sono molto belle. Io vorrei dire due paroline, no? Sì. Che stamattina... Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle. Ma che bello, siete in due. Vai, sorella Rita, vai, dopo la sorella. Ah, voleva... No, vai, okay. Sorella Rita. Pace a tutti nell'amore del Signore, veramente, perché se non, Lui non ci dà le forze, non ce la facciamo, perché i problemi sono infiniti sulla terra, proprio infiniti, ma non solo per me, pure per gli altri, purtroppo. Magari non c'erano, ecco, e quindi è una gran fatica vivere, è una gran fatica la giornata. Quando si arriva la sera dico sempre grazie Signore. Amen. Grazie Signore per le tue forze, per il tuo aiuto. Gloria a Dio. E perché la giornata mi si rende molto pesante e difficile, però con l'aiuto suo riesco e il fine giornata ringrazio, ovvio. Amen. È il minimo che posso fare, perché poi l'aiuto umano c'è poco e quindi tutti corrono, c'hanno da fare, c'hanno le loro i problemi, le loro cose. Amen. Ecco, quindi solo Gesù ci può dare retta e aiuto e ci riempie veramente il cuore, perché tante persone hanno bisogno, non solo io, tante. E negli ospedali gli ammalati che aiutasse il Signore Gesù e Dio Padre, perché veramente c'è gente e c'è sofferenza, molta sofferenza. E vivere è difficile, lo dico sempre. Io sono cittadina del cielo perché a me la terra mi interessa poco, devo dire la verità. Questo è il disgusto che ho, perché la terra è bella, ma l'uomo l'ha rovinata. La terra è bellissima. Il mare, il cielo, le rondini, che so, gli animali, i fiori. Ecco, come dice la canzone Padre, nel fiore vedo te. Certo, perché è bella, ce l'ha data bella, pulita, tutto bello, bello. Però l'uomo disordinato l'ha rovinata. Abbiamo fatto invece la fa bene, abbiamo fatto peggio, come dico io. Ecco. Sì. E quindi niente. A Dio gli devo solo un grande grazie da parte di tutti quanti, di chi è malato, di tutto, perché solo Lui ci dà conforto e aiuto. E Dio è la nostra forza. Grazie. E il Padre. Amen. Abba Padre, come diceva Gesù. Ok, vi ringrazio a tutti quanti, nell'amore del Signore vi saluto
E grazie a tutto il cielo, dico sempre, a tutto il cielo e da oggi in eterno a Gesù e Dio Padre, da oggi in eterno, amen, amen, amen. Amen, amen. Io credo che dobbiamo apprezzare le parole della sorella Rita, perché qualche anno fa questa ragazza, la sua figliola, è stata colpita da una macchina, sapete la storia? Sì. Stava lì in un angolo parcheggiata una macchina, un fuoristrada l'ha presa in pieno ed era morta per i dottori del pronto soccorso, era morta, ma Dio ha detto no. Amen. Ha detto no, gloria a Dio. Comunque è rimasto, è migliorata, adesso sta camminando. Quando è arrivata in chiesa, lo dico per quanti ci seguono, non camminava, poi adesso cammina, però ha ancora delle sue problematiche e quindi la sorella Rita ha un bel peso e noi vogliamo pregare, dobbiamo pregare, non dobbiamo dimenticarci, come la sorella Giulia che ha con Tiziana, sono dei pesi veramente, veramente particolari ed altri. Bene, noi dobbiamo avere, ringraziamo il Dio per questo, sì, grazie a Dio. Amen. Amen, gloria a Dio. Cantiamo il 163, l'hai citato, e allora padre, cantiamo, no? Cantiamo questo canto. 163. Dopo ci stanno altre tre testimonianze, fratello Peppe. Tre testimonianze, bene, bene, questa mattina c'è la corsa. Allora cantiamo prima questo canto. Cento sessanta tre. Padre, posso dire solo questo. Quando penso a ciò che fai, penso a ciò che fai, ogni istante tu per me. Padre, padre, che mi svegli la mattina, segui ovunque vado, dirigendo i passi miei. Padre, guardo un bimbo e vedo te. Sopra te, alzo gli occhi, ci sei tu, sempre tu, sempre qui. Non è un sogno, ci sei tu. Alleluia. Nelle strade tra la gente, ogni istante di più, se nella mente mia, padre, sei nei pensieri miei. Speranza.
fiore scopro te. Alzo gli occhi e ci sei tu, sempre tu, sempre qui. Prendere la parola, sorella Isabel, c'è il microfono lì già. Vabbè, sono un po' emozionata con questa canzone perché si allinea a quello che volevo dire, che stamattina come ho aperto gli occhi mi è trovata su internet che andò a pubblicare un messaggio di Dio, titolo evangelistico per evangelizzare le persone che ho di amici in il web. E ogni momento pronto per evangelizzare mi è caduto davanti una scena di un figlio che aveva la sua mamma legata al sole in una sedia con una fascia in bocca legata a una sedia, e quello che diceva il pastore che oggi stiamo vivendo dei momenti che fai tanta fatica a credere che stiamo vivendo una realtà che è reale. Esistono tante malvagità nel mondo, però c'è un Dio che ci dà pace nel cuore. Amen. E seguendo questa canzone e quello che ha detto la sorella, che non so il processo che sta passando, però vediamo l'amore di madre e figlia, come dice la parola di Dio. Amen. Onora la madre e il padre perché abbia lunghi giorni nella terra. Gloria a Dio. Io ho passato adesso un processo che mi è venuto a mancare papà, e queste lacrime non sono di tristezza, non è che sto male, però è una gioia che ho nel cuore sapere che con Cristo questo processo, io pensavo che ha preso mio padre, avrei morto anch'io. Mi sento un po' debole, no? Però c'ho una forza in Cristo che vedo un fiore, vedo un bimbo e vedo al Padre nostro. Alleluia. Che come strumento di Dio ha stato mio padre per venire io a questo mondo. Ora mio padre sta in cielo con Gesù perché ha ricevuto anche lui il Signore. E so che dalla sua ci guarda, ci protegge. E le do gloria a Dio perché ho potuto in il tempo nella terra poterlo onorare e benedirlo come dice la parola di Dio, e questo è quello che ci garantisce oggi quando ci mancano i cari di avere forza e piedi a terra, perché altrimenti chi non ha passato per questo non si sa quello che si prova. Lo dice sempre il pastore che tanti anni le è mancato il suo e ancora lo pensa come se fosse oggi, e le do gloria a Dio in tutte queste parole che dice qua, che in fiori, in la naturalezza, in tutto vediamo i nostri genitori e la creazione di Dio. Onoriamo e benediamo i nostri genitori, chi ce l'ha tutti i giorni della vita. Amen. Perché è un domani che ti fa stare forte. Amen. E firme, perché non sappiamo quando il Signore ci chiamerà. Amen. 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 Gloria a Dio. Amen. Elisabetta. Pace a tutti, io voglio ringraziare il Signore per una cosa piccola, ma penso che il Signore vede anche le cose piccole. Io gli altri giorni che sono venuta qua in chiesa di domenica,
Mi passavo 5 minuti e poi me ne andavo, perché con i psicofarmaci che prendo mi fanno addormentare, quindi non sto totalmente sveglia. Stanotte, invece stamattina è successo un miracolo, che ho dormito quanto bastava e il Signore mi ha benedetto perché mi ha fatto venire qua senza avere problemi di sonno, quindi posso adorarlo e ringraziarlo in ogni momento. Ecco, per questo, per cui lo ringrazio, per questa cosa. Vabbè, e beh, Elisabetta, mi fa piacere che così non ti vedo scappare via. Ma comprendiamo che con certi medicinali, povera. Allora, prego. Vi porto i saluti della sorella Rita Dane, perché prima era lei che mi ha chiamata per sbaglio, poi mi ha detto scusami perché non mi ricordavo che è domenica. E allora dice salutami tutti quanti, anche da parte di Emmanuel, dice il pastore, tutti quanti, e anche di Emmanuel saluta anche tutti i bambini. E non ci può seguire di diretta su internet stamattina perché non ce l'ha, e allora ha detto vabbè, preghiamo per te e che Dio ti benedica. Amen. Gloria a Dio, amen, amen, anche per questi saluti. C'è qualche altro? Vuole ringraziare il Signore? Cantiamo un bel cantico? Non voglio che vi stancate stamane, perché con questo caldo... Prego. Fello Eric, alleluia. Buongiorno a tutti. E stamattina io vorrei ringraziare Dio perché tante cose, quelle che lui ha fatto, la mia famiglia, la mia vita. E tanti anni fa è venuto qua in Italia e tutte cose. La vita è difficile, ma al momento vuoi dire grazie a Dio perché e tutte cose adesso sta bene. Amen. 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 Con mia famiglia è tutto a posto. E vuoi dire grazie a Dio. Anche vuoi informare tutti gente qua che prossima settimana vuoi fare e mia figlia deve completare un anno. Amen. Vuoi fare un po' di festa a casa mia. E se sei libero, tutti gente viene a farsi festeggiare con lei. Vuoi ringraziare Dio. Grazie. Dio, grazie. Grazie. Grazie fratello Eric per questo invito. Grazie. Poi ce lo ricorderai, o lo scriveremo qualcuno, lo scriverà che giorno è, l'orario. Semmai nel gruppo lo puoi fare. E dopo chiesa, 16 giorno, il prossima settimana. 16? Sì, domenica. Ah, domenica. 16, sì. Sì. E numero civico 191. Ma dopo il culto? Ah. O il pomeriggio? A pomeriggio. Ah, pomeriggio. Sì, pomeriggio. Va bene, poi lo scriveremo semmai nel gruppo pure, così ce lo ricordiamo. Va bene. Scusa chi forse non lo so che si può venire a chiesa. È mattina perché devi fare tante cose. Va bene, va bene. Casa, okay. Ok, grazie fratello Eric che è con noi da diversi anni. Sono contento questa mattina della sua testimonianza. Il Signore l'ha aiutato in questi tempi. Gloria a Dio. Bene, un cantico ancora e poi. Quindi di lode. Di armonia, cantiamo. Gesù, nome prezioso per me, ti sento vicino mio re, non posso
fare a meno di te. La mia vita ti offro, la mia vita ti offro, la mia piccola fe, la mia piccola fe, il mio cuore è pronto a servirti, Signore. Gesù, 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 nome prezioso per me. Ti sento vicino, mio re. Non posso fare a meno di te. Gesù, 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 nome prezioso per me. Ti sento vicino, mio re. Non posso fare a meno di te. La mia vita ti offro, la mia vita ti offro, la mia piccola fe, la mia piccola fe, il mio cuore è pronto a servirti, Signore. Gesù, 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 nome prezioso per me. Ti sento, ti sento vicino, vicino mio re. Non posso fare a meno di te. Gloria a Dio. Potete accomodarvi, cari fratelli e sorelle. Vogliamo meditare un pochino la parola del Signore. Volevo ricordarvi che il 23 agosto, domenica 23 agosto, lo ripeto perché c'è stato un piccolo rumore, 23 agosto, se è possibile, ci saranno i battesimi qui, 4 credenti e forse 5 faranno il battesimo, quindi capisco che sono giorni particolari d'agosto, ma chi è presente in zona può stare qui per una festa davanti al Signore. Io vi voglio leggere, sono rimasto bloccato su Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 22, dal verso 34. Vangelo di Matteo, capitolo 22, verso 34. È scritto: or i farisei, udito che egli aveva chiusa la bocca ai sadducei, si radunarono insieme, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile ad esso è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Questa mattina avevo svariati versi, ma poi questo Signore me l'ha messo più forte degli altri. Questa parola che conosciamo e che è attuale, molto attuale.
La confusione che abbiamo oggi religiosa non appari. C'è una confusione religiosa assurda, vorrei dire. E per alcuni di noi, scusate il termine anche per quanti ci seguono, è insopportabile, perché non perché noi siamo detentori della verità, ma ciò che noi abbiamo creduto fin da fanciulli, da ragazzi, e abbiamo visto dai nostri genitori, abbiamo visto dai nostri nonni, non è stata una religione, ma è stato un Cristo vivente, il Cristo vivente. Quindi per alcuni oggi è facile andare a destra e a sinistra, per noi è fastidioso sentire parlare in una certa maniera delle cose di Dio. E scusate se sono un po' vigoroso stamattina, ma si è perso il senso delle cose di Dio. Questo è un verso che c'è scritto. È come Paolo che riprende, credo, i Galati, dice: passate con grande facilità da una religione all'altra, da un movimento all'altro. Una sorella l'altro giorno, che si aggiungerà a noi fra poco, mi ha detto: ma sai, c'è gente che continuamente va a destra a manca e fanno una confusione dottrinale incredibile. Ma questo non è il tempo che fa piacere al nostro nemico? Io direi di sì. Definito il principe di questo mondo, lui è contento. È contento quando i credenti sono in confusione, quando i credenti vengono trascinati da tutte le dottrine, da tutti i venti, vengono così definiti nella scrittura come il vento dello Spirito Santo. Così ci sono i venti, no, delle falsità, l'apostasia che avanza. Ma una notizia bella c'è: Gesù viene, Gesù ritorna, Jesus is coming. Gloria a Dio. Ora qui, se voi notate, Gesù ha sempre avuto a che fare con questi religiosi. Come oggi ci sono tanti che hanno la religione dentro. Io sono e via il nome, io non voglio neanche pronunciarlo per non fare polemica. Io sono. Poi ci sono di quelli proprio che passano, e ci è capitato qualcuno fra noi che adesso sta così, passa da una parte all'altra, ci è venuto il mal di testa, ieri abbiamo scoperto che è passato un'altra volta da un'altra parte. Oh padre, mio Dio, ho detto, signore. Cioè la vita, avete compreso, ma io gli voglio bene, lo amo, l'ho appena abbracciato qualche settimana fa, mi dispiace, forse vedrà il video, dice mi sta, io non accuso nessuno, l'abbiamo abbracciato qualche giorno fa, e ieri me lo ritrovo da un'altra parte ancora, un'altra, se l'è fatta quasi tutto, ma manca soltanto far parte dei musulmani. Non che c'ho niente da dire, perdonatemi, no, io non critico, ma gli manca solo quello a sto punto e poi siamo a posto. Oh Signore, metti la tua mano su queste persone in confusione nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Ora i farisei, udito che il Signore aveva già chiusa la bocca ad altri religiosi sadducei, lo misero alla prova. Adesso lo mettiamo in difficoltà Gesù, poverini. Pensavano con la nostra, e poi quello che parla era un professore,
era un dottore della legge. Non è che stiamo parlando del tempo. Attenzione, io ho sempre detto varie volte nel passato che al tempo di Gesù è stata dura perché si rifacevano all'Antico Testamento. Attenti, all'Antico Testamento, ai comandamenti, e quindi mettevano questo davanti alle persone, mettendolo in difficoltà, e pensavano di mettere in difficoltà anche Gesù. E allora, maestro, lui tutto pomposo, evidentemente con quei vestimenti da farisei, no? L'abbiamo visti, avevano tutto il cappello così, così belli, però dentro, chi ha detto un giorno Gesù? Sepolcri imbiancati. Signore, perdonaci anche a noi, non vogliamo essere dei sepolcri imbiancati, è vero? L'apparenza. E allora dice, sì, maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Oh. Adesso vediamo che se il Signore questa volta... I sadducei hanno perduto, religiosi, mo ci siamo noi farisei, siamo la casta migliore. C'è sempre qualcuno che dice io sono meglio dell'altro. È vero o no? Io sono il più bravo, capisco meglio più degli altri. Ma che scherzate? Se parlo io è oro, no? No. L'umiltà precede la gloria. Il Signore risponde, ama il Signore Dio con tutto il tuo... Guardate la sequenza perché è molto importante. Con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e per ultimo mette con tutta la mente tua. Mi sono chiesto questa mattina e mi chiedo con voi perché il Signore mette per ultimo la mente. Perché... La risposta credo che è ovvia e la comprendiamo, perché la mente è facilmente trasportabile dagli eventi della vita. Perché ancora, ma scusate, non è che ce l'ho con qualcuno, ma sto dicendo quello che sento, perché molti si sono convertiti al Signore mentalmente, solo mentalmente. Oggi le conversioni non sono come una volta, noi ricordiamo, la gente veniva trasformata, si vedeva dal loro viso, da quello come che erano trasformati completamente, persone diverse. Oggi c'è un così sarà o non sarà? Perché? Perché si convertono mentalmente. La gente dice ma io conosco Dio, e quando ti dicono così non è semplice, ma Gesù va a sradicare questo e quindi dice ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Quindi il cuore, non il muscolo cardiaco, diceva il mio pastore, ma il cuore rappresenta il sentimento, la parte sentimentale, la parte più importante. Senza il cuore a livello umano il corpo è morto, così nello spirito il cuore batte per il Signore. Questo deve succedere, il cuore spirituale deve battere continuamente verso Cristo Gesù, il Salvatore. Non dire soltanto io amo Dio, conosco il Signore, no, io lo amo con tutto me stesso. E in questo, attenzione, adesso è importante, c'è un fatto di gelosia. Sapete che Dio è geloso? È scritto, non lo dico io, Dio è geloso. E Dio, il Signore, vuole il primo posto nel cuore della vita nostra. E vi dico una cosa importante, il primo posto, prima pure delle mogli, dei mariti, dei figli, eccetera, eccetera. Dio vuole il primo posto. Se non c'è Dio al primo posto, allora questo è il problema. Se non c'è Dio al primo posto, e allora sono problemi se è al secondo o al terzo.
Ma fratello, è scritto questo? Sì, è scritto nella parola. Dobbiamo amare Dio prima di tutto il resto. Oh fratello, allora tu mi metti contro mia moglie o mio marito? Non sono io, per carità, è la parola. Dio vuole il primo posto. Ecco perché molti, scusate, ultimamente molti non si convertono al Signore, sorella Isabella, anche tu che evangelizzi tanto, ma hai compreso anche questo, tu sicuramente, tutti qua, perché vogliono prima un sentimento che può essere di una persona e poi il Signore. Non può funzionare così, non funziona. Ama il Signore con tutto il tuo cuore, allora non si convertono, oppure si convertono a metà. Le conversioni a metà sono a metà. Ama il Signore con tutto il tuo cuore. Signore, il posto tuo nella nostra vita deve essere all'inizio, proprio tu sei il più importante per noi. Amen. Il più importante è il Signore. I farisei no, avevano dei problemi loro, amavano se stessi, amavano la loro farsi vedere. Il fariseo, ricordate, davanti, io ho fatto questo, ho dato la decima, ho dato tutto, però c'era il pubblicano che lontano si batteva il petto, peccatore sono. E il Signore preferì dal fariseo che era tanto bravo, preferì quell'uomo che si pentiva davanti al Signore. E poi dirà qualcosa alla fine che direi scioccante alla fine, ma la conosciamo. Quindi prima il tuo cuore con tutta l'anima, l'anima. Ora vi dico che l'anima è la sede dei sentimenti. Ora non è una cosa aleatoria, l'anima è la sede dei sentimenti. Quindi i sentimenti, dove uno vuole bene a questo, a quell'altro, pensa questo, quindi è la sede importante della vita. E se lì nell'anima, anche qui lo stesso problema, per esempio se l'anima si ammala, sì, nessuno ne parla. Adesso più nessuno ne parla, ma l'anima si può ammalare, perché si intromette il nemico, e quando l'anima si ammala tutto il corpo. Ecco le depressioni, eccetera, eccetera, attacchi d'ansia, eccetera, eccetera. Perché i sentimenti, Signore aiutaci, a mettere il Signore tutti al primo posto nell'anima, alleluia. Gloria a Dio, nell'anima. E la domanda che sorge spontanea, quante volte, ascoltatemi, vado veloce, quante volte pensiamo durante il giorno al Signore? Io credo che il pensiero, posso dirlo? Che il pensiero non è superbia, non ci accusate voi che siete nel web di superbia, ma credo che il pensiero è quasi costante, non vogliamo dire sempre, però è Gesù c'è sempre nella nostra mente, è lì nel nostro cuore, lì Gesù c'è, quando va bene, quando fa caldo come questi giorni, il nostro fisico è debilitato, e quando c'è la tempesta, Gesù, Gesù, Gesù. È come una persona che in realtà tu ami, ma non c'è vicino a te fisicamente, ma Gesù c'è, gloria a Dio. E quindi è una persona reale, e quindi un rapporto reale fra noi e Cristo, speranza di gloria e di vita. E poi dice con tutta la mente tua, certo, la mette per ultimo, perché la mente, ho detto, è facilmente trasportabile. Perché è scritto, l'apostolo Paolo dice, abbiate la mente di Cristo? Perché qui ci deve essere Cristo, altrimenti sono guai. I problemi nascono da qua.
Ho detto 20 anni fa, 30 anni fa, quando ero più giovane. Dicevo che sempre i problemi iniziano dalla mente, è scritto poi. Uno formula un pensiero e se non sta attento a quel pensiero lo trasporta via. Dobbiamo invocare il sangue di Gesù ed indossare l'armatura di Dio, Efesini, l'armatura, l'elmo della salvezza, alleluia, l'elmo della salvezza. Che vuol dire? Che quando siamo attaccati nella mente dobbiamo dire a chi ci attacca, il nemico soprattutto: io sono salvato in Cristo Gesù, gloria a Dio. L'elmo che ci ripara dai dardi infuocati del maligno, del nemico. Lui lancia per cercare di inconficcarsi. A volte arrivano i colpi, arrivano, però vogliamo dire: Signore, sgombra la nostra mente nel nome di Gesù Cristo, gloria a Dio. Questo è il primo grande comandamento. Quel fariseo dice: ma come, gli altri? Questo è il primo. Beh, mo sentiamo un po' che dice il secondo. Simile ad esso, ama il tuo prossimo come te stesso, gloria a Dio. I farisei, quest'uomo credo che ha avuto uno shock, ha avuto uno shock, perché dice: come, io devo amare il mio prossimo, io che sono un fariseo, io che devo giudicare le persone, io che devo misurare le persone secondo quello che fanno? Loro sempre pronti a colpire, quando Gesù guariva di sabato, perché il sabato nessuno doveva lavorare al tempo, loro dicevano: ah, eccolo, Gesù guarisce di sabato. E il Signore risponde: perché se voi avete una pecora che cade in un pozzo non andate a prenderla? Ma i farisei intanto sempre, sempre lì, con la testa all'insù, come diceva il fratello Greenway, un vecchio missionario. A volte ci sono persone che hanno il collo alto e che devono guardare tutto. No, credo che il sentimento nostro non è questo, è quello d'amore. Ma i farisei dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Che guaio, hanno passato un guaio. Perché tutto qui, dice il Signore, no, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Cioè, da questi due comandamenti c'è tutto dentro. Oh, io non so, sento tremare quel fariseo. Dopo 2000 e passa anni, forse sotto quel bel vestito le gambe facevano così. Ama il tuo prossimo. Fratelli e sorelle, voglio dirvi qualcosa, è una parola questa anche per noi difficile, non è facile, ma intanto vorrei sottolineare che il Signore ci invita ad amare per primi quelli della casa di Dio, amen, della casa di Dio, questo è scritto, prima quelli della casa di Dio. Non possiamo noi amare gli altri, magari il vicino di casa, e poi nella chiesa non abbiamo amore. Ma che cristianesimo io sto vivendo? Se io non amo voi e amo magari qualcuno di qua a destra, ma anche così, non ha senso. È una Bibbia sbagliata. Ama il tuo prossimo. Ora, in questo naturalmente, fratelli, onestamente devo dire, dobbiamo anche mettere sul conto quello che dice l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo che cosa dice? Perché la praticità è molto importante. Dice: per quanto riguarda voi, andate d'accordo con tutti. Io questo verso tanti anni fa mi colpì e mi è rimasto impresso. Per quanto riguarda voi, andate d'accordo con tutti, che vuol dire?
L'ho detto tante volte, qualcuno che mi conosce dice: ma ripete sempre le stesse cose. Ma sì, perché non mettiamo in pratica certe cose e vanno ripetute. Vuol dire che ci sono situazioni speciali, e guardate il caso che Paolo ne aveva una almeno con Alessandro Iramaio, il quale gli aveva dato la tortura, lo torturava mentre Paolo predicava la parola, e dovette reagire l'apostolo Paolo con durezza, allontanandolo e lasciandolo nelle mani di Satana. È scritto, guardate che non mi sto inventando niente, andate a cercarlo, poi io non ho tempo in questo momento. A un certo punto gli disse: vai via e basta. Perché quando ci sono delle persone, e vi ricordate un po' di qualche mese fa venne il fratello Giuseppe Antonelli, il pastore, e disse: allontanatevi dai maldicenti. Lui che era un pacifico, è un pacifico. Io rimasi, stavo seduto lì, rimasi, lui sempre tranquillo, era stanco anche lui di sentire gente che parla male l'uno verso l'altro. Allontanatevi, e noi vogliamo allontanarci, perché la maldicenza fa male a noi e a tutti. Ebbene, per quanto riguarda noi, vogliamo stare in pace con tutti. Se qualcuno proprio ce l'ha con noi e non vuole fare pace, ma noi abbiamo detto pace, basta, pace. E ci sono persone che io ho, voi avete sicuramente, e vi danno sempre no, perché tanto quando qualcuno parla, pensa, dice, tanto non arriva a destinazione. Non sanno che presto o tardi, quando si è in silenzio e non si dice niente, quello non arriva. Ma le parole dette presto o tardi arrivano a destinazione. Può passare anche qualche mese, ma arriva. E fa male, non è bello. Allora, amare il prossimo come noi stessi. Ci vogliamo del bene noi, questo anche un altro, sarebbe un altro aspetto. Come cristiani noi dobbiamo volerci bene, non dobbiamo deprezzarci. Guardate, una volta ho letto un fatto importante che io sono d'accordo: se non ami te stesso, cioè vuoi bene a te, non puoi amare gli altri. Se tu ti senti una nullità, se tu ti senti uno scarto, se tu ti senti un parole, non, meglio mi fermo, ti senti proprio ti senti, come puoi amare gli altri? È vero, io quando ho letto questo ho detto: ma non ci avevo mai pensato. Primo, noi dobbiamo amarci e poi amiamo gli altri come noi stessi, alla stessa maniera. Quindi, fratelli e sorelle, questi sono i principi cristiani. Tutto il resto è compreso in questo: amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, e amare il prossimo come noi stessi. Se si riuscisse, la Chiesa di Cristo oggi, così lacerata un po' ovunque, a mettere in pratica questi due comandamenti, il Signore tornerebbe ad operare potentemente. E vado dicendo quello che penso, posso anche essere contestato, non è che io dico, io credo fermamente che lo Spirito Santo non sta riuscendo ad operare a dovere, perché la Chiesa, i credenti sono divisi. Divisi, uno da una parte, uno dall'altra, io sono... No, l'unità precede la gloria. L'unità. Quando il Signore trova dei credenti uniti, il risveglio arriva. Per quello che ho studiato, iniziando dal risveglio il primo, il giorno della Pentecoste, e tutti gli altri storici, no? Come quello di Azusa Street, del 1900 e qualche anno dopo,
no? 17 erano, forse dimentichiamo, credenti. Era un periodo ormai difficile, il livello nelle chiese si era abbassato, ma questi 17 circa o 15, non ricordo, stavano pregando non sulle sedie belle comode, avevano le cassette della frutta, mi comprendete? E loro, il pastore era un fratello dall'Africa, stava con la testa, stavano infilati in queste cassette e piangevano giorno dopo giorno, 24 ore su 24, e all'improvviso, ancora una volta, scese lo Spirito Santo su questi credenti, alleluia, gloria a Dio. E poi da lì è iniziato di nuovo il movimento della potenza dello Spirito, perché 17, 15, 17 stavano pregando con umiltà. Fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti ad avere il sentimento giusto l'uno verso l'altro. E chiudo dicendo, non a voi perché voi siete tanto amabili, ma se per caso dovesse capitare nel futuro, se avete qualche problema con qualche fratello, qualche sorella, non fate passare tanti giorni, non state lì con il peso, ce l'ho col fratello, mi ha detto una parola e io ho sto dolore. Vai dal fratello e chiarisci, dalla sorella, vai, fratello, sorella, perché quella parola? Con amore tutto si risolve, sono convinto. Perché probabilmente il fratello o la sorella l'ha detto così e io l'ho interpretato in un'altra maniera e mi sento male. E quindi c'ho il magone, vengo in chiesa e non riesco a pregare perché è così. E l'esperienza conta, pensate. Che vuoi pregare quando c'hai un'afflizione verso qualcuno? Meglio... chiarire prima possibile, togliergli ogni impedimento affinché scende lo Spirito Santo. A Dio solo sia la gloria questa mattina, a Dio solo sia la gloria, amen, a Dio solo sia la gloria nei secoli dei secoli per la sua parola di verità. Non siamo una religione, noi siamo di Cristo, di Cristo Gesù, e noi vogliamo far parte del popolo di Dio sempre fino alla fine dei nostri giorni. A Dio sia la gloria stamattina, che il Signore sia con noi. Alziamoci in piedi, amen, gloria a Dio, gloria a Gesù, amen. Sì, se c'è una preghiera prima, poi cantiamo, gloria a Dio, una preghiera, alleluia. Sorella Giulia, una preghiera, o qualche altra sorella qui? Gloria a Dio. Grazie Signore. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Amen. Preghiamo al Signore. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo anche questa mattina, gloria, per l'opportunità che ci ha dato per venire nella tua casa. Ti ringraziamo, Signore, perché tu non ci lasci, non ci abbandoni, Signore, perché tu sei la nostra speranza, perché tu ci ami di un amore profondo, e noi per questo ti vogliamo innalzare e benedire questo giorno, Signore. Ancora, Signore, benedici ognuno di noi che andiamo nelle nostre case, Signore. Grazie. Dacci tutto quello che abbiamo di bisogno, Signore, per questo resto della giornata. È una preghiera per particolare per le nostre anziane, Signore. Amen. Signore, amen. Tu sai ogni cosa, benedicili dove sono, Signore, grandemente, Signore, perché la tua benedizione va oltre le nostre gloria parole. La tua benedizione è cibo sodo, Signore, e questa sera, questa mattina, uniti insieme, Signore, vogliamo dirti benedicili, benedicili e benedicili ancora, Signore. Sì, Signore, tutto questo in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen, amen, gloria a Dio. C'è qualche altro che vuole pregare? No, un'altra breve preghiera, gloria a Dio. Santo, santo il Signore, santo sei, Signore. Ah sì, Signore. Grazie. Te damos la gracia, Padre Santo, come abbiamo ascoltato oggi, Signore. Te chiediamo, Signore, perché a volte non riusciamo, Signore, quando entriamo già nel mondo esterno, Signore, con tutte quelle cose che offre, a volte distogliamo il nostro sguardo di te, Padre. Chiediamo che il nostro cuore sia sempre aperto, Signore, per ascoltare la tua parola, Signore, per fare, Signore, la tua parola, Signore.
amare sempre il prossimo, Signor. Anche io per primo lo dico che mi manca tanto quell'amore tuo, Signor, quell'amore agape, Signor, che sopporta ogni cosa, Alleluia. Signor, ogni offesa, Signor, che ci fanno, Signor, dasse la forza, Signor, per affrontare ogni cosa, Padre Santo. Noi andiamo, Signor, a casa, Signor, però non andiamo via dalla tua presenza, Padre Santo, che ci accompagni, Signor. Tutto quello che abbiamo imparato oggi, Signore, tesorarlo nel nostro cuore, per metterlo in pratica, Signor, ogni Amen. Giorno della nostra vita, Padre Santo. Grazie. Allo stesso tempo, Signor, vogliamo dare una offrenda, Signor, gloriosa con tutto il cuore, Padre. Te chiediamo che sia tu benedendo, Signor, ogni datore di lavoro nostro, Gloria. Padre Santo. Aun chiediamo, Signor, che sia tu benedendo ogni mio fratelli, Signor, che non hanno un lavoro, Padre Santo, per poter portare una offrenda, Signor. Gloriosa a te, Padre Santo, perché tu sei nostro proveedor y ogni tempo, aunque no estamos laborando, Señor, lo usamos, Señor, per la tua gloria, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, aunque por el templo, Señor, que a tu debuto tempo, Señor, ogni sedia, Señor, que está aquí, Señor, que está ya arrivando, Señor, que seas tú apresurando y pasi, Señor, dei fedeli, Señor, que vengono aquí, Señor, en obediencia a te, Señor, a ricevere la parola, Padre Santo, per noi fare la parola que tú ya hemos en noi, Señor. Andar por el mundo y predicar el Vangelo, Señor, per l'avanzamento della tua opera, Padre. Te damo la grazia nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Gloria a Dio. Grazie. Sorella Isabella ha pregato anche per l'offerta, le nostre decime offerte, chiamiamole come vogliamo, per il locale qui. Il Signore ci benedica. Prego. Vogliamo cantare il 19 di Inni di Lode, l'altro libretto, il 19, cantiamo a Dio sia la gloria. 19. Gloria a Gesù. Pronti? Siete pronti? 19? Signore,
gloria a Dio. Allora, rimanendo su questo su questo libretto, cantiamo un altro cantico. Il 2, onoriamo la parola del Vangelo. Amen. Seguite le parole, chi non conosce il cantico, perché è importantissimo. Numero 2. Gloria a Gesù. Onoriamo la parola del Vangelo. Essa è tutta verità. Che converte il peccator e preserva chi è fedele. Onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, 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 onoriamo la parola. Onoriamo la parola del Vangelo, che conferma nella fede, nella fede, e che salva dall'errore e prepara per il cielo. Onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, onoriamo, onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, 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 onoriamo Dio per sempre l'Evangelo. Onoriamo la parola del Vangelo, noi per essa dimoriamo, nel perfetto e santo in Gesù l'Emanuele. Onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, onoriamo, onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, onoriamo, onoriamo il tuo per sempre l'Evangelo. Onoriamo la parola del Vangelo, del Vangelo. Nel cammin della pace, nell'amor e la crescere fede. Onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, 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 onoriamo la parola. Onoriamo la parola del Vangelo, che conferma liberar, liberar dal maligno seduto e da chi non è fedele. Onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, onoriamo la parola del Vangelo. Onoriamo, 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 onoriamo la presente del Vangelo. Gloria a Dio.
credo che possiamo proprio concludere in questa maniera. Voglio dirvi che ci stiamo inoltrando ormai quest'agosto così caldo, particolare. Noi proveremo ad avere tutte le riunioni. Ci proviamo? Poi, se per caso dovesse che qualche riunione settimanale non siamo disponibili, si può saltare, ma noi proviamo, proviamo con l'aiuto di Dio ad andare avanti, d'accordo? Quindi il Signore ci aiuterà. Vogliamo pregare il Signore. Grazie Signore, la Tua benedizione scenda nei nostri cuori mentre usciamo da questo locale, la Tua benedizione, non vogliamo quella degli uomini ma quella di Tua, Signore, e stai con noi oggi pomeriggio e liberici dal maligno. Amen. Liberaci da ogni attacco. Amen. Nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Sì, Signore, dacci la vittoria perché ci appartiene questo. Hai vinto sulla croce. Ti preghiamo per quanti ci hanno seguito nel web, fratelli, amici e chi sia. Se c'è qualcuno che sta cercandoti, Signore, fa che possa accettarti come Salvatore divino. Amen. Ti ringraziamo nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti, la pace a tutti, shalom, shalom, pace, Amen. Pace, gloria a Dio, pace a tutti, pace a tutti.